Salve a tutti ragazzi, sono sempre un momento e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo tornati qui con un nuovo episodio della carriera allenatore con la nostra Udinese, signori. La maglia ce l'ho qua, non la indosso perché ancora non siamo nelle fasi ufficiali del campionato e delle competizioni. Quando inizierà il campionato probabilmente la indosserò di nuovo. Oggi voglio stare un pochettino più comodo. Vi ringrazio tantissimo per il mega supporto che mi avete dato nello scorso episodio. Molti di voi mi hanno detto di riprovarci con Sanchez, ma penso che prima fortifico un po' la squadra e poi magari ci ripensiamo a gennaio, oppure chi lo sa il prossimo anno se ci sarà una quarta stagione. Vi ringrazio tantissimo ragazzi, ovviamente, per i tantissimi consigli che mi avete dato per quanto riguarda il terzino destro, il CDC, anche il portiere e qualcosina anche per l'ala destra. Adesso li andiamo a vedere. Molti mi hanno chiesto anche e il difensore centrale. Ragazzi, io in difesa centrale c'ho come primo sostituto Anton, per far rifiatare il buon Kick o Manolas, e poi c'ho anche Danilo. Per il momento vado avanti così. Poi se a gennaio servirà un nuovo difensore al posto di Danilo, che sta calando molto, ci penseremo. Andiamo a vedere un po' di nomi, ragazzi. Per la porta mi avete dato i nomi di portieri molto esperti e anche vecchi. Invece di acquistare un giovane, mi avete detto di acquistare un portiere abbastanza vecchio, come Casillas. Il problema è che Casillas si sta ritirando, quindi non è più possibile acquistarlo. Avevo inserito Cech, Caballero, Weidenfeller, ragazzi. Tanto devo fare il secondo. Per esempio Caballero ha pure una clausola di 5 milioni. Non voglio spendere assolutamente quella cifra. Quindi aspetto di vedere un attimo le valutazioni di questi due portieri. Poi andrò da quello che costa meno. Ci potrebbe andare anche da Cech. Però boh, forse Cech potrebbe fare pure il titolare. Tra l'altro ha lo stesso overall di Meret, ragazzi. Per quanto riguarda il terzino destro, aspetto Trippier, Dijkman, Henriks, anche questo Lemos e questo Douglas qua del Barcellona. Non so, aspettiamo anche Florenzi e aspettiamo anche Berezinski, per esempio, si è appena trasferito. Perfetto, l'abbiamo perso. Quindi c'è Joy Gomez, Maffeo e questi qua, ragazzi. Passiamo direttamente al CDC. Me ne avete consigliati tantissimi e sono anche molto costosi. Adesso andremo a fare qualche offerta, ragazzi. Perché c'era Danilo Pereira, che però si è appena trasferito al Borussia Dortmund, mannaggia. Fabinho, però guardate quanto costa. C'è Ndidi, che è molto interessante, ma si è appena trasferito. Maia, devo aspettare un po' di resoconti. Ci potrebbe essere anche il buon Mesa. Mesa oppure Nzonzi, che hanno esattamente la stessa età, però se Mesa è più forte, quindi aspettiamo. Ci potrebbe essere anche Vecino. Casemiro costa un fottio. William Carvalho si è appena trasferito. Danny Garcia, c'è anche Wanyama, però costano veramente, ma veramente tanto. Quindi ragazzi, io aspetterei un attimo, se no si va su Brozovic, ragazzi, o Torreira. Per quanto riguarda invece anche l'ala destra, mi avete consigliato Orsolini e Caramo. Sto aspettando di vedere un po' di notizie. Under si è trasferito, ma veramente. Ma è una roba incredibile, ragazzi. Cioè, qui perdi un minuto di carriera allenatore e la gente si trasferisce così completamente a caso. Ci andiamo a giocare la semifinale, ragazzi. Vedrete solamente i gol, se ce ne saranno, ovviamente. Così me lo posso giocare in tranquillità. Molto realistica questa cosa. Ci sono i nostri osservatori a vedere oggi il buon Zonzi. Zonzi mi attira, me l'avete consigliato in tanti e potrebbe essere proprio il centrocampista che ci serve. Bello fisico là in mezzo al campo, con esperienza europea, perché comunque col Siviglia ha vinto parecchio. Vedremo, ragazzi, vedremo. Attenzione Arp, si gira bene, prova il destro Arp, ragazzi. Arp non ne sbaglia più una, è diventato di un livello veramente clamoroso, clamorosa. Finta di corpo, se ne va, se la gira di là, poi torna sul destro e poi col destro incrociato clamorosamente bello. 1-0 Udinese dopo 3 minuti. Attenzione a Muñoz, la mette in mezzo per Ever Banega e c'è l'1-1 fermato dal Siviglia. Attenzione Lucas Evangelista per Sancho. Sancho 2-1 al 75esimo. Molto bene, ripassiamo in vantaggio. Quei due riccioloni, guardali lì, sembrano fratelli. Finisce qua, signori. Andiamo in finale, battiamo anche il Siviglia. Sono soldi che ci entrano molto, ma molto bene. 3 milioni e 700 ci sono entrati, raga, sono parecchi. Adesso ho 35 milioni. Allora, io ricordo anche che un giocatore mi aveva
consigliato il buon Reina. Vediamo un po' quanti anni ha Pepe Reina. 36, quindi non dovrebbe costare troppo. 78 di overall Pepe Reina. Ritiro al termine della stagione, quindi niente Reina. Io andrei su Trippier. Sto aspettando ancora qualche informazione su di lui. Ovviamente gli offrirei il buon Lazzari, quindi contattiamo il Lione per acquistarlo, così capiamo un attimo il prezzo e potremo capire magari anche il valore. Qua c'è scritto 11 milioni. Certo che per fare il secondo a Widmer vale tanto, eh. Mi serve un terzino destro, mannaggia il cavolo, offre altro giocatore, c'ho solo Widmer. Quindi facciamo un'offerta per il cartellino di 8 milioni e 500. Così con 8 milioni ci siamo presi il terzino di ricambio, niente. Quindi vale qualcosina di più, mi spiace che non interessa Lazzari, questo è veramente un problema. Dovremmo disfarci di Lazzari in qualche modo, raga, assolutamente. Andiamo a vedere per quanto riguarda il centrocampo difensivo. Qua sarà veramente da mettersi le mani nei capelli, perché mi chiedono tanti soldi e io in realtà ho bisogno di giocatori così, come Nzonzi, come Vessino ci potrebbe stare, raga. Potrebbe essere l'alternativa low cost. Eccolo qua, eccolo qua. Grazio è andato in prestito, mentre Musavo King, ci arriva un'offerta per Musavo King. Sono soldi che ci entrano e ci farebbero bene. In ogni caso, accettiamo questa offerta, ragazzi. Potrei chiedere tipo 200.000 euro in più, ma va benissimo così. Musavo King ha 27 anni. Quanto è lento, ragazzi, mamma mia. Andiamo a vedere questa offerta per Ingelsson del Horsens. L'accettiamo, sono 600.000 euro per uno stipendio. Ingelsson pagherà uno stipendio a qualcuno, probabilmente. E poi smaltiamo un pochettino di giocatori che non hanno mai giocato con noi. Mi offro pure di più del suo valore. Offerta per il trasferimento di Pezzella, 14 milioni e 200, ragazzi. Io la tratto. Ci sono stati un paio di voi che mi hanno detto di non trattare Pezzella perché può crescere ancora. È vero. È vero che può crescere ancora perché ha 21 anni. Però io posso chiedere 28 milioni, ragazzi. E per 28 milioni Pezzella si cede, onestamente, dai. Quindi aumentiamo qua e chiediamone 28 milioni e 200. Loro non si ha, addirittura. Cosa fate, piagnina? È la nostra ultima offerta. Cioè, ma vi siete presentati qui con 14 milioni, ma secondo te? Dai, ragazzi, mi dispiace, ma qua Pezzella è un mio giocatore e si fa alle mie regole. Quindi un salutino, no, non è inutile che sei arrabbiato. Qua dovrei essere io a prenderti a calci nel culo, per favore, dai, Benfica. Perfetto, raga, dentro con la finale contro il Liverpool, ce l'andiamo a giocare. Pochi highlights come ho fatto prima. Ma dai, voilà, Inks. Ma che gol ha fatto Inks? Guarda che roba. Con Youngto lì che lo contrastava, ha tirato una bomba incredibile. Widmer di testa, 1 pari Udinese, molto bene, pareggio dell'Udinese con Widmer, ottimo il calcio d'angolo di Youngto, ottima la presa di tempo di Widmer che scavalca Karius con questo colpo di testa perfetto. Occhio che la palla arriva ad Arp, signori, 2-1, è successo qualcosa di strano, gol un po' buggato, 2-1 Udinese, signori, passiamo in vantaggio incredibilmente, Arp però non sbaglia. Guardate che roba, eh. Tiro di Çalhanoğlu. Rimpallato. Ancora tiro. Qualcuno là è caduto per terra. La palla è arrivata ad Arp. 2-1. Attenzione, ad Arp è passato. La gioca al centro. Dove arriva Youngto. Mamma mia, raga. Che Udinese. 3-1. E Liverpool ha Van Dijk, Savic, Wijnaldum, Henderson, Salah, Mané. Raga, sono praticamente tutti titolari. Stiamo veramente giocando alla grande. Finisce qui, signori, vinciamo il torneo, ci portiamo a casa il bottino pieno e adesso forse l'Europa inizierà a pensare realmente a questa squadra che magari spaventa già un po', eh. Allora, venduto Musavo King e offerta per il trasferimento per Simone Pontisto dall'Ascoli, che l'andiamo
ovviamente ad accettare, mi servirebbe un'offerta di trasferimento un pochettino più corposa, un pochettino più sostanziosa, mi verrebbe da dire. Offerta per il trasferimento per Danilo dallo Sporting Gion. No, dai, raga. Danilo non lo voglio vendere, dai. Me ne farò una ragione, quei 2 milioni e 500, non sto neanche a chi se ne frega, dai. Danilo non lo voglio vendere, anche quando arriverà sotto al 70. Attenzione, perché abbiamo un'offerta importante. Ingelsson è stato venduto. Stop trattative per Pontisso, offerta per Fofana da parte del Newcastle. Andiamo a vedere un attimo, questo Lemos qui fa cacare, mentre Douglas qui fa cacare pure lui. Ok, mancano ancora 12 giorni per questi. Oh, io Fofana non lo vorrei vendere, però ragazzi ci vuole probabilmente una cessione se vogliamo fare prendere un centrocampista. Vado a trattare, raga, però chiederò 32 milioni. O 33, vediamo. Per 33 milioni ci posso anche stare. Guarda, aumento così. Ok, perfetto, a posto. Me lo tengo volentieri, non c'è problema. Non c'è assolutamente problema, raga. Sono tranquillissimo. Vesino ha 27 anni ed ha un 82. Quasi meglio di Nzonzi, onestamente. William Carvalho si è appena trasferito. No. Proviamo con William Carvalho, ragazzi. Qua si parla di cifre veramente altissime. Si parla di cifre veramente, ma veramente altissime. Però non si sa mai. Ho 42 milioni. Proviamo a dargli il buon Lucas Evangelista, dai. Mi serve un terzino sinistro. Chiaramente non posso offrirti questa cifra. Vado dritto con 35 milioni. Me ne chiede 60. Non caleranno mai. Proviamo a fare 37. Ci devono pensare. Offerta da 37 milioni per William Carvalho. Proviamo a riandare da Fabinho, anche se dubito siano interessati. Però a questo punto potrei offrirgli Fofana. Potrei provare con Fofana. Difensore centrale. Proviamo con Anton, dai. Anton più 68 milioni. Io se gli do Anton, raga, meno di... più di 33. No. Più di 30 milioni non glieli voglio dare, assolutamente. 53, sono pure calati, però... perché dopo dovrei prendere pure un difensore centrale, ragazzi. Stanno calando tanto, tanto, eh. Stanno calando tanto, tanto. Proviamo a fare... così, meno di prima. Gli serve tempo, raga, gli serve tempo per pensare. Proviamo ad andare da Wanyama, raga. 84, Vessino 82. Ma a me mi serve qualcuno esperto, raga. Mi serve qualcuno dannatamente esperto. Wanyama sicuramente lo è. Col Tottenham ci ha battuto pure in finale di Europa League. Quindi sicuramente sa di cosa sto parlando. Proviamo sempre con Lucas Evangelista. Sono interessati. Lucas Evangelista più 23 milioni, ragazzi. Mi sa che ci siamo. Mi sa che è l'unico più arrivabile, probabilmente. Cerchiamo di abbassarci parecchio. Tipo 15 milioni più Lucas Evangelista. E loro si sono abbassati veramente, ma veramente tanto. Ok, mi sono alzato, raga, quasi a 18 milioni. Vediamo un po' cosa dicono. Che gli serve tempo. C'è un distacco di circa 5 milioni. Non volevo spendere troppo anche per Wanyama, visto che non è proprio il top che volevo prendere, ma il top che volevo prendere, ragazzi, costa troppo. Il top che volevo prendere potrebbe essere un Fabinho. Proviamo ad acquistare Caramo, raga, dai. Ci mettiamo Manuel Lazzari. Ci mettiamo Manuel Lazzari. Dai, accettamelo. Mi serve un difensore centrale. Facciamo un'offerta per il cartellino di 9 milioni, toh. Niente, Caramo, niente. Caramo, niente, raga, si fa dura, si fa durissima, si fa durissima. Niente, raga, dobbiamo proseguire 4 giorni, siamo già alla partita di Supercoppa Italiana che vedremo nel prossimo episodio. Oggi abbiamo visto tantissime trattative, ma purtroppo non stanno andando come vorrei. Inaccettabile l'offerta, prezzo del cartellino. Anton più 33 milioni per Fabinho.
Scusami, ma io vado a trattare. Vado a trattare con Fabinho, ragazzi. Cioè, a sto punto venderò Anton, ragazzi. 33 milioni più Anton è molto meno rispetto a quello che mi chiedono. E io potrei trattare ancora ulteriormente. Mi sembra strana sta cosa, non è che è un bug, raga. Facciamo una nuova offerta. Proviamo 28. Proviamo 28, raga. Sono già calati, raga, ma è clamorosa sta cosa. È clamoroso. Cioè, Fabinho valeva... Guardate il valore attuale, 51 milioni. Tra Anton e l'offerta che gli sto facendo, gliene do meno del suo valore. Stanno scendendo, raga, 30 milioni e 500 per Fabinho. Ragazzi, io Fabinho me lo prendo. Onestamente, Fabinho me lo prendo. C'ha 87 di overall. 87 di overall, ragazzi. Ma sta cosa non ha senso. Sta cosa non ha veramente senso. Io lo prendo, non mi interessa. Cioè, lo prendo proprio a mani basse. Dovrò prendermi un altro centrale, ma va bene così. Non sono la puttana di nessuno, quindi 80, perfetto. 80.000, dai, ci sta. Ok, raga. Abbiamo preso un 87 di overall a centrocampo. Un giocatore che ai tempi del dannatissimo Monaco era bestiale. Fatemi vedere un attimo. Mamma santa, raga, guardate che roba. È una bestia. Proprio quello che ci voleva. Piede destro, lo mettiamo qui al posto di Barella per il momento. 87 di overall. Alza tanto il livello del nostro centrocampo, ragazzi. E proprio allo scadere, praticamente, del calciomercato, adesso devo correre un pochettino ai ripari, onestamente. Per quanto riguarda la difesa, purtroppo abbiamo ceduto Anton. Proviamo ad andare da Aupamecano, proviamo ad acquistarlo, raga. Sarebbe veramente un colpaccio se riuscissimo a trovare qualcuno da potergli offrire, magari. Vediamo un po', magari hanno bisogno di qualcos'altro. Terzino destro. Io ho solo Widmer, quindi facciamogli un'offerta per il cartellino di 9 milioni. E lo facciamo scappare, purtroppo. Ma facciamogliela direttamente di 10, dai. 18 milioni, però ragazzi, teniamo una trattativa, ma Upamecano potrebbe essere l'acquisto ideale. L'acquisto veramente ideale. Cioè, il valore di Fabinho è sui 54 milioni, ragazzi, ok? Se il valore di Fabinho è sui 54 milioni, quando tu vai a trattare, le squadre ti chiedono sempre molto di più. Io ho dato 30 milioni più Anton. Anton valeva 13 milioni, l'avete visto. Gli ho dato 43 milioni. Gli ho dato 43 milioni. Dai 43 ai 48 milioni per Fabinho. Secondo me questo è stato un bug, ragazzi. Secondo me è stato un bug clamoroso anche. Perché me l'hanno regalato. Avrei dovuto spendere almeno 60 milioni, toh. Ci potrebbe essere questo Zagadou che è interessante. Non ha un grand overall, però, insomma. Piuttosto che niente, come si suol dire, meglio piuttosto. Si potrebbe andare addirittura su questo Panagiotis Retsos. Sarebbe molto rischioso. Sarebbe molto, ma molto rischioso andare su di lui, ragazzi. Perché mi può fare sia difensore centrale che terzino destro, addirittura. Potrebbe essere un'idea, raga. Potrebbe essere un'idea. Per poi andare a spendere gli ultimi soldi nell'ala destra, sperando in una cessione, magari. Gli serve un difensore centrale. Proviamo a offrire un altro giocatore e gli diamo il buon Vinsky. Vinsky più 16 milioni per Retsos. Sono scesi, raga. Attenzione, sono scesi. Sono scesi. Io non posso scendere più di tanto perché non so quanto fargli di contratto. Però mi risolverebbe due problemi questo giocatore. Il difensore centrale e il terzino destro. Sì, dai che scendono. Così non posso chiaramente accettare. Così non avrei assolutamente soldi per fargli lo stipendio. Quindi andiamo con 800. Andiamo così. È un'offerta allettante, raga. Attenzione. Non ce la facciamo, purtroppo, raga. Mi chiede troppo di budget, di bonus di ingaggio. Niente, raga, ci lasciamo qui, ma nel prossimo episodio proveremo di nuovo con il buon Retsos
e ci andremo anche a giocare. La trattativa è andata a buon fine, puoi provarci fra una settimana qualsiasi, qualora fossi ancora interessato per questo giocatore, ragazzi. Ci riproveremo, voi datemi altri consigli. Io onestamente mi sentivo di vendere Anton per prendere un centrocampista difensivo che mi serviva a tutti i costi, come Fabinho, che farà della gran massa a centrocampo. Lo andremo a provare nel prossimo match contro la Juventus. L'episodio di oggi finisce qua, raga. Guardate qua che bella rosa, raga. De Lufe 85, Arp 82, Correa 85, Çalhanoğlu 82, Young 82, Fabinho 87, Widmer 80, Manolas, Kick, Davis e Meret 82, con Kick che è 78 e Davis 83. Sta venendo fuori una bella squadretta, raga, eh. Sono molto fiducioso. Nel prossimo episodio però bisognerà lottare. Continuate magari a consigliarmi le tattiche da utilizzare per le trattative, ragazzi. Quella con Fabinho secondo me è stata completamente un bug, perché me l'hanno regalato. Detto questo, lasciando un mi piace, un commento, un consiglio. Ci vediamo al prossimo video, saluto alla mezza prossima. Ciao a tutti, ragazzi.